Buongiorno e grazie per essere venuti. Questa è l'ultima conferenza del 2017 dell'Associazione Scienza e Vita di Rovigo. È una conferenza sul testamento biologico, il mio testamento, argomento divenuto molto attuale improvvisamente dopo 6 mesi di assoluto silenzio per vari motivi, non ultimo il messaggio che il Santo Padre l'altro giorno ha inviato alla Pontificia Accademia per la Vita, che aveva organizzato un simposio internazionale sulle tematiche relative al fine vita. L'intenzione dei promotori è quella di informare, ma non nascondo che c'è anche una piccola intenzione di formare, e questo soprattutto pensando ai ragazzi, ai giovani qui presenti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, prima di tutto i nostri illustri relatori che vengono anche da molto lontano a costo di sacrifici, sì, dal punto di vista temporale oggi è sabato per tutti, vengono da Napoli, da Roma, da Stienta, da Rovigo, da Venezia. E ringrazio gli sponsor che sono scritti sul manifesto e ringrazio le forze dell'ordine che rendono possibile lo svolgimento in tranquillità di questi momenti aperti al pubblico, e nei tempi attuali non è un dato scontato svolgere in tranquillità anche incontri di questo tipo, soprattutto ringrazio l'Accademia dei Concordi, che per noi è un'istituzione molto importante e che ha un valore simbolico, qui rappresentata dal Presidente Zerbinati, e gli ordini professionali, in particolare il Collegio degli Infermieri, rappresentato dal Presidente Marco Contro e dal Consigliere Roberto Pizzo, l'Ordine dei Medici, rappresentato dal Presidente Francesco Noce e dal Vicepresidente Emilio Lavazzina, e voglio fare un ringraziamento assolutamente doveroso agli insegnanti che hanno portato i ragazzi e hanno preparato i ragazzi, che non vengono qui a fare un'ora e mezza di ricreazione, ma so che c'è stato anche un lavoro preliminare, in particolare le professoresse Pigozzo e Tallaglio del Liceo Scienze Umane Roccati, il professor Nardo del Liceo Scientifico Paleocapa, le professoresse Lentini e Bonavigo dell'Istituto Tecnico Industriale Viola. Pensando ai ragazzi, quindi pensando alle nuove generazioni e a quello che noi possiamo e tentiamo di lasciare di buono e di bello, che è valsa la fatica di questo incontro. Passo subito la parola al professor Zerbinati per un breve saluto. Il padrone di casa. Grazie, dottor Russo. Io sono onorato per questo incontro. Ringrazio i relatori, ringrazio soprattutto il vicepresidente del Senato, Maurizio Gaspardi, e gli altri personaggi che sono presenti: Alberto Gambino, presidente nazionale Scienza e Vita, Erika Stefani, senatrice della Repubblica, e Elio Lucio Romano, senatore della Repubblica. Do un saluto caloroso al nostro vescovo Pier Antonio Pavanello e all'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzani. È un discorso, un argomento veramente scottante,
quello che si va a discutere questa mattina, il biotestamento. Io non conosco quale legge sia, proposta di legge ci sia in discussione alla Camera e al Senato, non so quale sia l'iter adesso. Ne parliamo adesso. Però è una cosa vecchia che quello che ha detto il Santo Padre in questi giorni riprende soltanto quella che è la tradizione della Chiesa, che noi conoscevamo già dai tempi di Pio XII e che mi insegnava negli anni 60 il mio parroco di Fieso Umbertiano. Per cui, non so, ci saranno delle grosse novità, indubbiamente, perché sappiamo che la scienza medica può tenere in vita o una finta vita, non lo so, anche persone che ormai sarebbero proprio contro questo accanimento. Direi che bisogna pensarci su, bisogna avere una saggezza, che è quella saggezza di cui ha parlato proprio Papa Francesco. Grazie. Do la parola all'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzati. Grazie, buongiorno. Naturalmente porto il saluto della Regione Veneto, del Presidente Luca Zaia, un saluto particolare a Sua Eccellenza il Vescovo, tutti convenuti, al Presidente Zerbinati, i relatori. Un complimento naturalmente per l'organizzazione di questo incontro, che tratta un tema, devo dire, complesso, difficile, profondo, un tema che vede un'interazione forte con la vita magari delle nostre famiglie, dei nostri cari, con scelte che spesso sono scelte dolorose, che riguardano momenti in cui anche noi conosciamo le azioni magari sconosciute al nostro carattere abituale, che ci misurano come uomini e che hanno quindi un grande risvolto anche dal punto di vista etico. Trattare questo tema alla luce delle parole recentissime del Santo Padre ci dà un grande punto di riferimento e una grande solidità di cammino. La preoccupazione che sorge è quella che questo tema e che temi complessi come questi, che riguardino l'aspetto etico, umano, l'aspetto di relazione, del rapporto all'interno di una comunità, della cittadinanza, ecco, che questi temi vengano utilizzati strumentalmente in questo momento, un momento contingente da un punto di vista politico, per trovare condivisioni di parte e non condivisioni ampie e profonde. Quindi la vera preoccupazione è che si ponga mano ad un argomento come questo, a un testo di legge, solamente per ricompattare una fazione e non tenendo invece conto delle reali e profonde implicazioni che ha un tema come questo nel complesso di una comunità. Io ricordo un caso, qualche anno fa, il caso di Eluana Englaro. In quell'occasione si dibatteva sull'accanimento terapeutico e si sosteneva che la somministrazione di idratazione e cibo costituisse accanimento terapeutico. Questo in forza di una sentenza di un giudice che andava come una mannaia a calare sulla vita di una persona. Ricordo che ci fu un consiglio dei ministri che fece un decreto d'urgenza su questo, forse il senatore Gasparri lo sa bene, e ricordo anche che ci fu un presidente della Repubblica che non firmò quel decreto. Ebbene, secondo me, dare da mangiare e da bere ad una persona, per quanto le sue condizioni siano inficiate dalla malattia e dalla sofferenza,
non può costituire un accanimento terapeutico. Esiste un campo, forse gli anglosassoni in questo ce lo insegnano, di soft law, di un campo in cui occorre un rispetto dei familiari, degli operatori, in cui non si può intervenire con una normativa calata dall'alto, non si può intervenire con una sentenza di un giudice, in cui bisogna lasciare lo spazio alla peculiarità, alla sensibilità, all'umanità di quello specifico caso. Ecco, io penso che questo sia forse uno degli aspetti che dobbiamo il più possibile promuovere, perché normare questa situazione può farci perdere veramente qualcosa di molto importante, che è la direzione in cui deve andare una comunità e la nostra umanità. Grazie. Grazie, Assessore. Allora, stiamo entrando nel vivo della conferenza. Cosa è questo testamento? Che cos'è questo testamento? Dice il Signore, che è rappresentato dal manifesto, è un po' sorpreso e anche un po' indispettito. Il mio testamento è semplicemente un disegno di legge, il numero 2801, che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati nella primavera scorsa e che adesso è arrivato in Senato, Commissione Igiene e Sanità del Senato. Non si sa se ci sarà il tempo prima della decadenza del Parlamento di arrivare alla conclusione e quindi all'approvazione della legge, però siamo in itinere. È un disegno di legge molto piccolo, sono soltanto 8 articoli, ma molto pesante, perché nel momento in cui passasse questa legge avrà una ripercussione sul costume di tutti i cittadini che abitano in Italia per decenni, perché una legge quando passa vive diversi decenni prima che si possa togliere nel bene o nel male. E parto con un video di soli 2 minuti che secondo me è una chiave interpretativa per un po' il taglio di questo incontro. Per favore, le luci, se puoi spegnere. Sicuramente non ho mai pensato di rinunciare a montare a cavallo, perché il cavallo è una parte essenziale della mia vita ormai quotidiana. Poi è arrivato solo in una vita, perché nel 2012 è arrivato Londra, le Paralimpiadi, il sogno. E io pensavo che dopo Londra avrei smesso, perché il mio sogno era partecipare, come si suol dire, no? Andando a partecipare a una Paralimpiade. Quest'anno si è realizzato un ennesimo sogno, ovviamente una medaglia d'oro deriva da un lavoro a casa veramente grande e impegnativo. Io ancora diciamo che non mi rendo conto che sia realmente accaduto questo, tutto questo. La mia speranza è che riusciamo nel 2015 a qualificare l'Italia per andare a Rio. Sicuramente puntare a una medaglia paralimpica è il mio obiettivo a lungo termine. Il rapporto con il cavallo mi ha aiutato
un modo di dire quasi fondamentale. Ma con una malattia progressiva hai un po' più di certezza che domani non sarà esattamente roseo. E purtroppo, fisicamente parlando, il mio domani non è stato roseo. Io sono peggiorata progressivamente negli anni. Poi ho imparato che in realtà i progetti ti servono proprio per dare lo stimolo altri. Il cavallo mi ha aiutato fisicamente probabilmente a cercare di contrastare una progressione che va a intaccare le mie capacità residue, ma l'effetto fisico è positivo ancora di più perché c'è dietro una passione, un amore per quello che faccio. Nell'associazione ci sono, a parte i soci sostenitori, però ci sono proprio tutti i cavalieri che hanno fatto parte della Nazionale Italiana dei Paramessaggi in questi anni. L'associazione si chiama Cavalcando il Sogno e il sito è www.cavalcandosogno.it. Il nostro scopo è intanto di far conoscere la nostra disciplina e a tutti. Quello che volevo dire, qui devono essere corte almeno due parole, due passaggi. Il mio futuro, ha detto Sara Morganti, non sarà roseo. È detto da una giovane che già da 20 anni ha perso l'uso delle gambe e non è qualcosa di semplice, anche perché uno è sempre portato a sperare che il domani sia meglio dell'oggi. Quindi detto da una giovane affetta da una patologia gravemente evolutiva, non è un qualcosa di semplice. Il mio futuro non sarà roseo, ma quello che faccio, dietro a quello che faccio, c'è tanta passione e c'è tanto amore. Ecco, fare con passione e con amore è quello che realisticamente la vita ci permette di fare. Secondo me questi sono i due messaggi che devono essere ritenuti dalla testimonianza di Sara Morganti. Passo alla presentazione dei nostri illustri ospiti. Allora, il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, insomma, personaggio molto conosciuto, che ringrazio tantissimo per essere venuto. Il senatore Lucio Romano è un po' in ritardo, però è in arrivo. La senatrice Erika Stefani si scusa tantissimo, era mortificata, ma insomma non ce l'ha fatta a venire, però vuole essere informata su ciò che è emerso e si scusa molto con gli altri colleghi relatori. E il professor Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza e Vita, prorettore dell'Università Europea di Roma, è il mio presidente nazionale, accompagnato dal dottor Meligrana Eduardo, suo assistente. E il nostro vescovo della diocesi di Anello Vivo, Monsignor Pierantonio Pavanello. Io pensavo, poiché insomma, gli ospiti sono tanti, il tempo è poco e poi mi dispiace molto che ci siano persone in piedi, ma insomma quindi cerchiamo di essere contenuti e assolutamente rigidi nei tempi, e entriamo nel cuore della conferenza. Io porrò tre domande ai nostri illustri ospiti, poi Monsignor Vescovo dirà la conclusione. E la prima domanda è la seguente. Qui parliamo di, il titolo della legge parla di disposizioni anticipate di trattamento piuttosto che magari dichiarazioni. C'è stato un grande dibattito su, non è una semplice disquisire una parola piuttosto che qui le parole hanno un peso, le parole pesano molto perché c'è una conseguenza pratica normata dalla legge.
Quindi, la domanda è questa. Rispetto al titolo norme che regolano il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, cioè, è opportuno scrivere disposizioni anticipate di trattamento o si poteva usare un'altra espressione? Questa è la prima. E naturalmente, se intanto le persone presenti possono pensare delle domande, dopo l'esposizione delle risposte, della terza risposta, naturalmente c'è lo spazio ed è molto gradito l'intervento.